get a picture of them. Look at this. Everybody's flashing, flashing. Now I got a really cool shot. Everybody's like that. Grazie veramente, posso confermare che ho ricevuto questo invito e sono, ogni volta purtroppo non potevo venire perché in questi mesi, almeno in Italia, di solito si girano film perché inizia una bella stagione e dunque è un po' più, è la stagione in cui si comincia a fare sul serio. Però veramente volevo ringraziarti perché insomma, ho avuto un attestato di fiducia e di affetto, cioè, con Micaela Ramazzotti, una straordinaria attrice italiana che voi conoscerete, tra l'altro reduce da grandissimi successi anche recenti. E Cristina Comincini è una straordinaria regista, una delle poche, e qui c'è la vena polemica, registe donne, ci sono poche registe donne, però lei è veramente bravissima. Cristina aveva scritto uno spettacolo teatrale che si chiamava La Scena, uno spettacolo interpretato da due bravissime artiste che sono Angela Finocchiaro e Maria Maria Monti in teatro, e un giorno mi ha chiamata perché voleva fare una trasposizione cinematografica di questo film e mi ha chiesto di collaborare alla sceneggiatura, se avevo delle idee in merito, e di interpretarlo anche. E quindi insomma per me è stata una bellissima occasione, scrivere insomma insieme a Cristina, ho iniziato a iniziare di sceneggiatrice da poco tempo, sono soltanto la mia quinta sceneggiatura, dunque insomma sto muovendo i primi passi da questo punto di vista, nonostante faccia l'attrice televisiva invece da 20 anni, quindi questo lo dice comunque sulla mia età. Però questo magari poi lo tagliamo, siamo compaesani, magari poi tagliamo questa cosa dell'età. E però ecco, abbiamo insieme, a lei e a Giulia Calenda, abbiamo fatto questa storia che è la storia di due donne, due amiche del film, appunto io e Micaela, che insomma, a quest'età, che due donne quarantenni che hanno chiuso un po' le porte all'amore. Lei è una donna che ha due figli, che è divorziata, che ogni tanto, come dire, si diverte, si fa le sue brevi e fugaci avventure cercando sempre un po' una storia d'amore, un po' più duratura, ma non riesce, un po' perché la vita la porta altrove, un po' più impegnata. Il mio personaggio è una cantante di musica jazz che ha chiuso le porte all'amore per altre grosse delusioni amorose e l'equivoco, diciamo, di questa, raccontando la trama, poi vi dico bene anche il finale.